Nicola Legrottaglie inizia questa esperienza come allenatore della Primavera del Pescara. Intanto, come è nato questo avvicinamento e poi questo accordo? Beh, nasce dalle relazioni, no? Le relazioni nel mondo del calcio, e quando ho ricevuto la telefonata ovviamente per me è stato un onore, un piacere essere considerato e soprattutto essere stimato dagli addetti ai lavori. Quindi grazie al presidente Sebastiani che mi dà questa opportunità di potermi confrontare, migliorare sicuramente e portare quello che ho imparato in questi 22 anni di calcio, sia da giocatore che da allenatore. Non vedo l'ora di poterlo dare alla società, che lo merita, per la fiducia che mi dà, e soprattutto ai ragazzi, perché sono loro il centro di tutto, quindi noi faremo tutto per loro, loro saranno al centro delle nostre strategie per migliorarli e dargli la possibilità poi di coronare il loro sogno, perché questi ragazzi hanno dei sogni e quindi c'è bisogno di incoraggiarli, c'è bisogno di sostenerli e far sì che loro arrivino dove vogliono arrivare. Lei raccoglie una importante eredità, quella di Luciano Zauri, che ha vinto il campionato Primavera 2. Peraltro la Primavera del Pescara normalmente lancia anche gli allenatori. Sente il peso di questa responsabilità, ma anche questa grande opportunità? No, non ci penso neanche. Cioè, io sono abituato a guardare i miei obiettivi. Oggi l'obiettivo è la Primavera. Non sono venuto qui per la prima squadra, sono venuto qui per la Primavera e lavorare sui giovani e cercare di portare, ripeto, un qualcosa in più rispetto alla mia esperienza a questi ragazzi. Ho visto che Luciano è stato bravissimo, il giusto merito è quello che lui oggi ha la possibilità di allenare anche la prima squadra. È una società che lancia, ce ne sono poche in giro che hanno fiducia, no? Dei giovani, che lanciano i giovani, quindi merito alla società. Cosa rappresenta Pescara per le Grottaglie? Beh, tanto, perché come avete letto anche ultimamente, Pescara è una tappa importante per la mia carriera. Ho esordito in nazionale qui tantissimi anni fa, sono vicino casa perché sono della Puglia, quindi è sempre stata una città affascinante, tutti me ne parlano benissimo, nella qualità di vita, nella mentalità, nella cultura delle persone, quindi non vedo cose negative per cui uno possa avere dei dubbi.